qualsiasi cosa ragazzi, lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdere niente dei video futuri. Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa. Soprattutto ragazzi, cliccate sulla campanellozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri. Buona visione. E come entriamo? Non lo so, ci sono degli edifici sul crinale. Io dico di salire. Consulente di Asab ci fa girare come Dio. Il capo non è stupido. Se l'americano ci sta buttando. Un attimo. Ho visto qualcosa. Assicurati che non sia nulla. Sì, d'accordo. Niente. Niente. Tutto tranquillo. Non eri così forte, eh? Posso qualcosa? Ti copro io. Ehi, trovato qualcosa? Qui siamo a posto. Merda, ho visto qualcosa. Niente qui. Ora sei nei guai! Non puoi sfuggirmi. Yeah.
Sto venendo a prenderti! Fraser, in basso. Fermatela! È fatta. Ora cerchiamo una via d'uscita. Ok, andiamo. Vediamo dove porta. Deve esserci un modo per entrare nella città. Wow! Là in alto! Azav non trovava l'ingresso, così mi ha creato un nuovo. Credevo che Azav rispettasse questo posto. Azav rispetta solo se stesso. Già, è un peccato che Velour sia nascosta agli occhi del mondo. Ora sappiamo perché.
Fatta. Su, andiamo! Questi scorci sono sempre più spettacolari. Cazzo, hanno fatto saltare l'entrata. Ecco cos'era l'esplosione di prima. Deve esserci un altro ingresso. Qui dentro, Nadine. Da vomito. Muoviti, raggiungiamo gli altri. Andiamo. Li vedo. Quello è un sitar? Un vina. È un po' come il bisnonno del sitar. Forse davano spettacoli qui dentro. Fraser, vieni. Wow. Guarda qui. Incredibile. È senza dubbio un altare. Sembra che i re avessero a cuore la loro gente. Non stavano solo proteggendo la Zanna. Gli storici l'hanno sempre considerata un simbolo di potere e dominio, ma credo che si sbagliassero. Era un simbolo del loro popolo, della loro cultura. Era un simbolo degli Oisala. E questi cosa sono? È stato qui. Qualcosa di grosso davvero. Perché quell'idiota non me l'ha detto? L'hai detto anche tu. Voleva tenersi al sicuro. Posso lasciare che Asav trovi quella Zanna? No. Non possiamo.
Grazie. Ringraziami una volta uscite vive. Hai ragione. Non scordare Ganesh. Oh. Fortuna che ce l'ho. Di qua. Magnifico. Tutto questo splendore è lontano dagli occhi del mondo. Ma come arriviamo laggiù? Forte, è abbastanza profonda. Possiamo rientrare da lì. Oh. Grazie che hai aperto la strada. È un piacere. Tutto bene. Scusa. Devo solo concentrarmi di nuovo e... Ehi! Nadine Ross! Oddio! Ma che diavolo! Sei di nuovo concentrata? Ah, idiota! Diventa strettino. Oh, ciao. Complimenti, bellissima città. Ok, con molta calma. Oh. Cosa? Ho l'acqua nelle orecchie. Lo odio. Quanto vorrei un asciugamano. Dio mio. Hai visto che roba? Sai, a questo punto non ho più parole. Merda infestata zozza. Tu le hai.
Che accidenti è questo posto? Una sala del trono? O magari il nascondiglio di una splendida zanna? Speriamo. Vedo delle scale che salgono, ma sono impraticabili. Serve un'altra via. Merda, ho appena realizzato una cosa. Credo di sapere che vuoi dire. Che presto ci servirà quel disco? Esatto. Qui, Nadine. Ricevuto. Ah, forse ci siamo. Ci sono altri ingranati nella sala. La mano si muove. Un po' più specifica? Mano destra. Mano destra in basso. Questa statua è enorme. Ho notato solo ora che Shiva ha un cobra reale al collo. Ok, e adesso? È chiaro che ci sta sfuggendo qualcosa. Dobbiamo solo capire cosa. C'è un'altra ruota. Indietro. Oh no. Oh no. No, 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 no. Grazie per il consiglio. Ah, ci è mancato poco. Mi sono quasi distrutto i pantaloni. Wow. Da qui si vede anche casa mia. Colpevole, scendo subito. Ops. Ah, si scivola. Ottimo lavoro. Grazie. Da questo lato non si sale. Fraser, possiamo saltare sulla piattaforma da qui. Ci risiamo. Ok, questo è mio. Abbasso il tamburo di Shiva. Oh, è come il tridente. Muoviamoci. Dai, salta sul tamburo. Non era una clessidra. È un tamburo a forma di clessidra. Oh, merda, ci risiamo. Tieniti. E adesso apriamo l'acqua per questo lato. Ok, dai. Ora l'acqua scorre su entrambi i lati. Guarda. Oh! Si va?
Proviamo subito. La luce indica la statua dalla parte opposta. Non abbiamo finito. Quando gli Oisara vogliono proteggere qualcosa, lo fanno con tutti i crismi. Forza! Dunque, cosa abbiamo qui? Ah, ci siamo. Hai visto cosa regge? È un prisma. Sembra a posto. Già, ora occupiamoci delle altre due. Avevi ragione. Ovviamente. Riguardo a cosa? Quello che hai detto, nel santuario con le statue e le asce. Il 3 sembra un motivo ricorrente. Le tre punte del tridente, la luce che si divide in tre fasci. La luce è diretta verso la statua, ma non succede niente. Guarda, la statua non è nella posizione giusta. Ah, giusto. Nadine, potresti... Sono già qui. Ricevuto. Ah, merda. Questa è distrutta. Fa vedere. Aspetta. Ci sei? Yeah. Sei una statua fenomenale. Muoviti. Esaurimentale. Giusto. Ok, forse funziona. Posso metterlo giù? No, aspetta. Che succede? Non vedo nulla da qui. Dammi solo un secondo, stai lì. Tutta quest'acqua è un rito di purificazione. Ma che succede? Oh, ora puoi metter giù lo specchio. Ci hanno trovate! Me la caverò, vai!
qualcuno contro. È stato davvero un bel salto. Ero preoccupato. Su, un amico vi aspetta. Non vi ha mai tradito. E dire che ho provato a convincerlo. Oh, Sam! Dio santo. Ehi, ce l'hai fatta. Senti. No, tutto bene. Picchia come una ragazzina. Davvero? Toglimi le manette e vedrai come picchia una ragazzina. Che diavolo ci fa lei qui? Hai detto di trovare aiuto. Sì, devo ammetterlo. Tu sei fin troppo scaltra. Prima rubi il mio disco, poi mandi il tuo esperto per farmi girare in tondo. Astuto. Forse in te c'è davvero del sangue indiano. Bene. Chiudiamo la questione. Va bene, va bene. Allora, Nadine Ross. Non mi parlare. Dicevo solo che ti trovo che bene. Che cosa ho detto? Cos'è questa puzza? Ah, oh, scusa, negli ultimi giorni ho avuto un po' di difficoltà a trovare sapone e acqua corrente. Dio, tra tutte le persone che avresti potuto portare... Mi ha salvato il culo più di una volta, sai? Sì, ma forse non ricordi che ha anche cercato di uccidere Nathan e me molte, molte più volte. E a dirla tutta, voi due avete fatto lo stesso con lei. Ah, sì, ma non è questo il punto. Il punto è che non appena noi le volteremo le spalle, lei ci ficcherà dentro un pugnale. Ehi, ti sento benissimo. Lo so. Io mi fido. Sai cosa? Va bene. Forse sono solo un tantinello seccato perché ce ne stiamo andando a mani vuote. Ma immagino... Immagino che tu sappia cosa si prova. Oh! Oh, mio. In gran classe, grazie. Non è il momento, bambini. Se vuoi ne ho ancora. Ci vediamo dopo scuola. Ah. Su, sbrigati! I re ci sottopongono a un'ultima prova.
Mi sembra tu non abbia più bisogno di noi, quindi ce ne... No, al contrario. Tu conosci la storia. Vedi? Shiva donò a Parashurama la grande ascia, che colpì Ganesh in pieno volto, e mise il figlio di Shiva, uno degli dei più potenti, in ginocchio. L'ennesima vittima di guerra. Non parlo. È vero, Klo. Finirà comunque per uccidere. Ha ragione. Ma se ti rifiuti, ti vedrai morire molto lentamente. D'accordo! Klo, no! Vediamo che abbiamo. Shiva e Parashurama. Parashurama e Ganesh. E ora? Klo, non dare a questo idiota ciò che vuole. Silenzio! Pazienza ha un limite! Aspetta un attimo. Si sta arrendendo. Lascia. Sta per cadere. Silenzio! Ganesh, hai deciso di mettermi alla prova. Si arrese. Stai bene? Sì. Non me l'aspettavo, eh? Porca vacca, quella ragazza ha le palle, eh? Io non capisco. È un modo di dire. E perché hai interpretato male la storia? Ganesh si fece colpire dall'ascia di sua volontà. Ma non ha senso. Non per uno stronzo egoista, no? Vedi, Ganesh avrebbe potuto sconfiggere Parashurama tranquillamente, ma la sua vittoria avrebbe fatto sembrare l'ascia di Shiva più debole, senza poteri. Ganesh si sacrificò per l'onore del padre. Visto, è chiaro anche a lei, e non ha una goccia di sangue indiano. È magnifica, non è vero? Non hai niente da dire ora? Se vuoi, ti dico dove puoi ficcartela.
Bene, miei cari. Preferirei uccidervi con le mie mani, ma non voglio irritare gli dèi. Voi mi avete consegnato un grande tesoro. Ok, quindi che pensi di fare? Vuoi allagare questa sala? Mi mancherai. Andiamo, non ti sembra di esagerare un po'? Nulla si distrugge davvero. Si purifica e rinasce. Perché non ci spari e basta? Giusto. Mentre l'acqua vi riempirà i polmoni, riflettete sulle scelte che vi hanno portato qui. Forse nelle prossime vite avrete miglior fortuna. Stronzo. Non so voi ragazze, ma io ho la testa bella piena di un sacco di rimpianti. Non dirlo a me. Io non vedevo l'ora di spaccarti il culo un'altra volta. Ehi, senti, neanch'io sono proprio entusiasta all'idea di affogare accanto a te. Potete darci un taglio? Sto cercando di concentrarmi. Ma che fai? Ti faccio vedere che ho studiato. Sì! Parte. Sto alla grande. Giuro, basta sigaretta. Ci avrà visti? Spero di no. Come fa Asa ad avere un elicottero? Forse dei compratori. Che intendi? Ho sentito che Asa va a un incontro con dei trafficanti d'armi al deposito dei treni. Venderà la Zanna. Altro che proteggere la sua cultura. Oh, aspetta un secondo. Ascolta. Prima. Grazie per. Cortesia professionale. Certo. Quindi pace fatta? No. Ecco, lo sapevo. Se corriamo, li intercettiamo prima che chiudano l'affare. Ah, abbiamo un passaggio. Che belli. Laggiù. Ci sono dei binari. Mi fermo qui. Asav avrà sentinelle ovunque. Meglio essere prudenti. Già, già, già. Ed è allora che perdiamo la Zanna. Se vuoi puoi aspettarci qui. Va bene. Meno parlare, più camminare. Quindi tutto quel tempo con Asave non ha informazioni sui compratori? Beh, ho provato. Asave è un tipo evasivo, non parlava mai di affari davanti a me. Chissà perché. Si fidava abbastanza da credere che io fossi un esperto di questa roba Oisala. Oisala? Sì, anche quelle.